sono Alessandro, sono Francesco Amadeo, sono un giornalista. Vabbè, un po' di tutto. Giornalista libero, anche se giornalista libero è un po' un ossimoro ultimamente. Volevo raccontare un aneddoto breve per entrare poi un attimo nel merito del mio intervento. Noi dobbiamo scardinare un sistema. Una delle poche volte in cui il popolo, come siamo noi adesso, il popolo libero, è riuscito a scardinare il sistema, era nel 2005, quando George Bush stava per firmare il trattato di libero scambio che avrebbe reso il Sud America una colonia americana. Il presidente venezuelano Chavez si rivolse ad una persona, si chiamava Diego Armando Maradona, e disse: aiutami a fare in modo che Bush non riesca a firmare questo trattato. Come? Maradona tecnicamente, fisicamente, portò, lo chiamarono il macchinista del treno dell'Alba, Alba acronimo di Alleanza Bolivariana per le Americhe, portò per 14 ore questo treno, fece salire a bordo 160 rivoluzionari sudamericani, tra cui Emil Kusturica, il premio Nobel per la pace Esquivel. Da Buenos Aires arrivarono a Mar del Plata, in 160, leader di diversi movimenti come questo, e 40.000 persone li raggiunsero. Accerchiarono il vertice delle Americhe e Bush uscì sconfitto. Non riuscirono a fermare. Perché? Perché c'era un rappresentante all'interno del vertice, che era Chavez, e migliaia di persone fuori che rappresentavano il popolo. In quell'occasione ci hanno consegnato quella che è la formula vincente: riuscire a trovare un ponte tra le istituzioni e le piazze, oggi possiamo aggiungere anche il web, per scardinare il sistema. Non lo puoi fare solo attraverso le istituzioni, non lo puoi fare purtroppo solo attraverso le piazze. Quando Alessandro giustamente dice con 4 parlamentari il sistema non lo cambia, è verissimo, neanche con 40 parlamentari. Ma per me che faccio questo lavoro da anni, voi non avete idea quanto era importante stare da questa parte della barricata e sentire qualcuno all'interno che portava la mia voce, la mia rabbia, che fungeva da cane da guardia, che fungeva tra ponte tra quelle istituzioni e le piazze. Perché quella è la formula che può essere vincente. Certo, l'abbiamo provato e qualcuno ha tradito, è vero, qua sono tutti che si sentono traditi. Non dobbiamo permettere al sistema che un tradimento blocchi tutto o che la nostra fobia della politica faccia gli interessi del sistema. Io qui ho sentito tutte cose bellissime, sono contento di essere venuto, però chiunque ha preso il microfono ha dimostrato questa fobia nei confronti della politica. Non ve lo giuro, non siamo politici, non vogliamo farlo. Non deve essere quello il fine ultimo, ci deve essere anche quello. Il ponte noi lo dobbiamo creare, web, piazza e anche dentro, senza aver paura, perché per ogni persona, e concludo, per ogni persona onesta che dice no alla politica, ce n'è uno disonesto che sta esultando, perché dice che bello si è liberato un posto per me. Allora non abbiamo paura, come stiamo raccontando, come state raccontando, perché io parlo da esterno, come state raccontando con fierezza quello che farete nelle piazze, cominciate a dire a queste persone che prima o poi sentiranno di nuovo la loro voce rappresentata anche, non soltanto, anche all'interno delle istituzioni, perché dal 26 settembre scorso noi non abbiamo più una voce, non c'è più un dibattista che fa da cane da guardia, non c'è più uno che ci racconta che sta facendo, non c'è più uno che prende per le orecchie Speranza in diretta streaming e ci fa vedere qualcosa. Perché? Perché siamo stati fobici. Per paura che tu, di cui oggi mi fido, mi possa tradire, io non vado a votare adesso a casa. E abbiamo fatto arrivare i traditori, quelli già dichiarati. Allora questa cosa di dire, allora io mi auguro, e sono venuto qui con questa speranza, che schierarsi un domani decida di fare anche quel passo. Una cosa giustissima, che il leader politico deve essere l'unico responsabile di quelle che saranno le future candidature. Ma questo deve essere l'unico paletto da mettere. Per tutto il resto speriamo che la gente continui a schierarsi dentro e fuori alle istituzioni. Grazie a tutti. Solo una cosa, Danilo, solo una cosa.